il corvo con gli Eternal Dark Model. Buongiorno a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano, dalla cara Elisabetta Elisceba, dal caro Daniele e dal mitico Riccardo. Ebbene, oggi siamo qui con voi per parlarvi della cosiddetta figura del corvo, leggendario personaggio che abbiamo trovato nel famoso film omonimo. Un film che vi ricordo ha visto la presenza del mitico Brandon Lee, che purtroppo perse miseramente la vita. Non vado a investigare come è morto, ma se andate sul Google, sul web, troverete un'infinità di notizie e di informazioni relative alla sua tragica dipartita. Allora, io già mi sono occupato di fare un video con loro, oggi torniamo alle origini. Elisabetta, che ringrazio, oggi in mia compagnia. Elisabetta, grazie di cuore. Grazie a te, Leandro. Abbiamo fatto già dei video insieme e io, quando vieni, è sempre una gioia. Grazie. A trovarti, perché sei una ragazza meravigliosa, dolce, meravigliosa, simpatica, spigliata, allegra. Hai veramente tanto, tanto da offrire. E questo mi piace di te. Grazie. Sei una persona veramente a modo, unica e fantastica. Ecco, Elisabetta, oggi ti chiedo, ti ricordi il film intitolato Il Corvo? Sì. Che pensieri ti evoca? Di nostalgia oppure di contemporaneità? Allora, il film è di nostalgia, perché comunque io parlo del primo Corvo, dell'originale, come hai detto te, di Brandon Lee. Del primo, Brandon Lee. Che secondo me è uscito quello nuovo, ma è il mio parere, non mi ha fatto appassionare. A me piace l'originale. Se posso dire, magari è andata avanti con gli effetti speciali, però comunque sia. Normalmente quando tendono a fare remake, sì, a parte gli effetti speciali, si rovina tutta la storia, si rovina. Gli hanno dato un'impronta un po' più trap, po' più. Esatto. Io il primo lo amavo, come giustamente riconosce Elisabetta, Riccardo, sì, e anche Daniele. Gli altri un po'. Elisabetta, ti faccio questa domanda. Sì. Che cosa ti ha lasciato il film? Emozioni, gioia, oppure eri triste quando l'hai visto, la morte, hai avuto sentimenti suicidi addirittura, che ne so? Allora, a me ha lasciato più che altro, cioè, tipo dolore, perché la vendetta piano piano ti consuma. Anche se il corvo ha subito quell'ingiustizia, però questa parte di vendetta, per quanto giusta, lo consumava. È la serie di giustizia che infatti il protagonista Brandon cercava. Sì. A me colpì molto quando fu violentata la compagna di Brandon, Shelley Dexter, quando ebbe quella violenza sessuale devastante. Ecco, oggi possiamo dire che il corvo mi viene ad essere rappresentato, idealmente parlando, dal grande Riccardo, alla mia destra. Sì. Riccardo, piacere, diamoci la mano, una bella stretta di mano tra me e te, amico mio. Buonasera. Sì. Allora, oggi io, appena ti ho visto, mi hai subito dato emozioni fisiche forti, elevate. Perché? Perché ho visto davanti a me un ragazzo che dal punto di vista delle apparenze sembra il satanista, il classico satanico, quello che vuole andare contro Gesù, il cristianesimo, la religione qui in questione, ma che in realtà è un pezzo di pane. 23 anni di età, 23 anni. Ricordiamo lo segno zodiacale cancro, e sei a mio avviso l'erede del corvo dal punto di vista estetico. Mi hai detto oggi che grazie però mille. Ti chiamano Batman, perché? Il mio soprannome è Batman, più che altro per il vestiario, intorno al liceo, ai tempi del liceo. Prego, avvicinati alla videocamera, caro Riccardo, fai vedere il tuo bellissimo mantello di pelle. Hai un mantello con l'acqua naturale qui dentro. Straordinario. Prego la regista, molto gentile e carina, di inquadrare l'outfit del grande Riccardo, c'è, che è più magro di me, più c'è magro. Anche il buco. Sì, molto. Sei più magro sono di davvero, me, ho un punto di vita davvero estremamente sottile. Cioè ti batto, il mio punto di ti batto io. Io peso 60 kg, tu? Di meno. Io ti batto. Poco meno. Ma lui è più alto. Secchissimo, 1,83 sono. Anch'io. Allora siamo uguali. Allora, dicevo, mi rievochi il corvo. Senti, ma se io ti dovessi fare questa domanda, di fatto, de facto, il corvo, tu l'hai mai visto? Oh, cosa sì. Ti ha lasciato? Ti piaceva oppure no? No, è indubbiamente uno dei miei tre film preferiti di tutti i tempi. L'ho conosciuto grazie a mia madre che, tra l'altro, voleva addirittura chiamarmi Brandon quando ero più piccolo, però mio padre
Ha evitato. E niente, no, è uno dei miei film preferiti, mi ha lasciato... Chiaramente la prima volta che lo vidi ero molto piccolo, quindi sì, che figo, cioè, quello mi ha lasciato all'inizio. Poi vabbè, ha anche significati più profondi, tra l'altro anche una frase abbastanza incisiva che è "non può piovere per sempre", che ti sprona a non arrenderti, diciamo, a non buttarti giù quando le cose vanno male. Bravo. Ascolta, la mia opinione di te è eccellente, lo dico subito. Come anche l'altra volta, lo dico anche in questa serie di oggi, non è l'abito che fa il monaco, diciamolo subito, ancora di nuovo, mi ribatto di nuovo affinché passi questo concetto, Cristo Santo. Aggiungo un Cristo Santo simpatico, Dio mi vuole bene, Dio ci vuole bene, quindi non è una bestemmia, diciamolo subito. Mi piace perché sei un ragazzo semplice, ma dal punto di vista estetico sei anche un ragazzo che va oltre le apparenze. Io vi do un consiglio, non date retta alle apparenze, ah questo è un satanico perché veste di nero, non c'entra nulla, non c'entra un accidente di niente. Questa è la prova del fatto che di fatto il caro Riccardo è, come lo vedete, quindi una persona pura, nobile, di cuore e soprattutto che non è un satanista. Ti faccio quest'altra domanda e poi passiamo un attimino a parlare di una cosa interessante stasera con voi, ed è questa, poi passo la parola a Isabella. Tu, in qualità di, chiamiamolo, erede del corpo, non sei una persona cattiva, mi sembra un ragazzo buono. No. Saresti per esempio in grado, dal punto di vista estetico, di portare te stesso, anche a livello di trucco, no? A queste fattezze, cioè tu riuscivi a toccare, lo faresti tranquillamente e serenamente oppure no? Sì, no, ma già lo faccio. Puntualmente lo fai? Tranquillamente, sì, almeno un paio di volte, una o due volte a settimana lo faccio già. Fa piacere quindi? Sì, mi piace molto toccare, appunto per lo stile gotico, mi piace molto. Grazie a Riccardo, gentilissimo. Quindi, niente. Ora vorrei parlare un attimo con Isabetta e con il caro Daniele, che l'altra volta mi ha colpito per la sua capacità disquisitoria ed anche per la sua grandissima simpatia. Allora, Elisabetta, ti faccio questa domanda. Quando hai iniziato a navigare in acque grafiche, tu sei una bravissima grafica, hai fatto dei lavori estetici pazzeschi, la foto del mio profilo YouTube è la foto che Elisabetta, questa meravigliosa ragazza, mi ha fatto. Io devo dire grazie Elisabetta, perché mi hai fatto delle foto meravigliose e io senza di te oggi avrei una foto brutta, no, schifosa, no, pacchiana, no, e orribile. Invece Elisabetta mi ha fatto un regalo che vale 110 lodi. Quindi grazie di cuore Elisabetta. Dicevo, hai doti grafiche. Come le hai sviluppate? Quando eri bambina oppure più grandicella, diciamo? Da quando ero bambina ero appassionata del disegno e mi rifugiavo proprio in questo mondo mio fantastico, disegnavo. E quando sono diventata adolescente ho deciso di fare grafica pubblicitaria e mi sono diplomata in grafica. E adesso sto sfruttando questa mia passione anche nel progetto che ho con i ragazzi. Ne parliamo tra poco, e poi perché ne poi è appena una faccio sorpresa. Una sorpresa per tutti voi che dopo mi mantengo perché voglio farvi diventare oggi re del mio canale, tra virgolette, grazie. Non vi preoccupate. Allora, dicevo, questa è una cosa bella che dici, ma con quanto sei uscita? Una piccola curiosità, se me lo vuoi dire, se non vuoi dirmi non ti preoccupare, dicevo, no, vabbè, non te lo dico, Leandro, non mi interessa. Te lo dico quando spingiamo la camera all'orecchio. Va bene, ci sta, benissimo, un po' di privacy ci deve stare. Tra di noi, tra me e te. Dicevo, quindi, queste capacità sono meravigliose, le hai sviluppate bene, ti faccio i miei complimenti, e tra l'altro hai anche delle capacità anche nell'ambito della grafica, ripeto, quindi onore a meglio. Ora, Daniele, voglio che tu oggi mi fai vedere e fai vedere a tutti quanti, prego la ragazza, la regista, Alessia, gentilissima, fantastica, di far vedere il tuo look, per cortesia, andiamo a indugiare un attimino sul look del caro Daniele. No, io non l'avevo visto questo. Abbiamo un bellissimo, possiamo chiamare medaglione? Come lo chiamiamo? Medaglione, meraviglione con la meravigliosa foto di un teschio, il pelo meraviglioso, il pelo, tu sei villoso, mi piace, sono etero, però il villoso piace alle donne, bravo, è un buon gusto, caro. E in più abbiamo la solita magliettina come l'altra volta, smanicata, e udite abbiamo questo giro, sta senza parabrezza, questo non l'avevo mai visto, questa è una new entry, questo giro si è intertato, questa è una new entry, ragazzi, quanto l'hai pagato? Questo mi ha fatto lo sconto 170, ci sta, veramente poco. Facciamo vedere anche però l'altro braccio, era una tatuaggio, no, l'altro braccio è una tatuaggio. E oggi però c'è una novità, e cioè gli occhi. No, fai vedere anche gli occhi, prego. Oh, è vero. Guardate cosa ha negli occhi.
il trucco si è truccato. Dal punto di vista estetico sta messo bene il ragazzo. Non è d'argento questa catena, ricordiamo. No, acciaio chirurgico. Acciaio chirurgico. E abbiamo anche 35 una bellissima, no, catena. catena nuova. Oggi quando è venuto qui il carrozziere mi ha detto: guarda caro Leandro, caro Ariano, guarda un po', c'ho un nuovo anello. E fallo vedere per cortesia. Daniele, fallo Questo. vedere in camera. In realtà ne avrei anche un altro, ma siccome stasera c'ho un concerto, mi sfugge, mi è scomodo per pagare. Ecco, quanto l'hai pagato, se puoi dirlo e se vuoi dirlo chiaramente. Allora, questo a voi è rame, l'ho pagato 10 euro. Non è tanto, è rame, quindi ci sta. Quell'altro è un po' a tutto il dito, l'ho pagato 25, come questo, e Sì. questo l'ho pagato 20. Devo dire che i prezzi sono rispettabili Questo, e ad esempio, corrispondenti l'ho alla. pagato 35, c'è sempre chirurgico. Però ci sta anche molto, ci sta, quindi va più che bene. Ora, io voglio parlare adesso di una cosa che mi sovviene di voler parlare. Abbiamo un gruppo di cui fa parte il caro Daniele, di cui fa parte il caro Riccardo, inquadriamo un attimo, e di cui fa parte anche la mitica, nonché sempreverde, Elisabetta, ossia Elisceva. Ed è il gruppo chiamato Eternal Dark Model. Eccolo qui. Mostriamolo a tutti in cam. Oddio! Oddio, Chi è? Ciao un fantasma è arrivato stasera in nostra compagnia. Carissimo, ma possiamo sapere come ti chiami, caro? a tutti. Io sono Principe dell'Oscurità. Mi spaventi con questa maschera così particolare, caro Principe dell'Oscurità. Ho deciso di apparire così in Mi segreto. metti un po' di paura. Guardate un Sembra. attimino la grafica di questo biglietto. Questo biglietto, la grafica di questo biglietto è stata fatta da, udite, udite, ora ve la indicherò il mio 3, 1, 2, 3, La no, nostra non si Elisabetta. deve nascondere, voglio che si va a vedere, prego, togliatemi un secondo, eccola, eccola, questa è la persona più bella e più meravigliosa del mondo, io questa ragazza la amo e la apprezzo, le voglio un mondo di Grazie, anch'io bene, te, perché è una ragazza grazie mille. meravigliosa, e guardate che cosa ha fatto questa ragazza, guardate. Ha fatto la grafica di questo biglietto, del suo gruppo, del Posso metti gruppo dietro perché è di veramente Eternal figo. Dark Model. Ora arrivo subito, carissimo Daniele, Sì, è il guardate. gruppo di tutti E noi. guardate qui dietro, voi guardate la capacità messa a frutto per una cosa del genere. Io veramente mi commuovo oggi davanti a Elisabetta e agli altri. Grazie. Per tutto quello che Elisabetta ha fatto, guardate l'estetica, la capacità, la bravura. Ma chi è che fa cose del genere? Capacità grafiche di questo tipo? Io ero una pippa, io a educazione artistica all'elementare avevo l'insufficienza grave, 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 grave! Va bene? Scusate se oggi urlo, ma sono felice. Perché avere doti come lei significa avere un futuro, avere un futuro assicurato, Cristo santo. Non ho bestemmiato, porco Giuda. Va bene. Ora, Grazie ma Leandro. cosa? Ma di Mi cosa fai grazie? paura Ora lui. però voglio un attimino tornare al fantasma. Prince of Venga, Darkness. venga, sì. Prince, possiamo dire come ti chiami su Instagram? Io sono proprio Prince of Darkness su Io Instagram. vi invito a seguire Elisabetta. Prego, Elisabetta, come ti chiami su Instagram? Vieni qua. Mi chiamo Alice.stream. Alice.stream. Ogni tanto ci parliamo e te. Quando Sì. posso metto qualche like e se riesco ti metto qualche commentino, però non sempre. E poi c'è il grande Prince of Darkness. Guarda, Esatto. ora però vorrei un attimino parlare con te e vorrei che ti scoprissi il volto. Ma volevo mantenere tipo un alone di mistero per i Va prossimi bene, video, così va bene, va bene, non ti per creare tipo un preoccupare. climax, no? Ci Cioè, sta. per creare un po' Creiamo un di climax, mistero. chiamiamolo non discendente ma ascendente, va bene? Esatto. Puoi farti questa domanda? Vai. In qualità di co-founder di questo gruppo, dal Sì. punto di vista morale, come ti senti? Ti senti valoroso, non valoroso? Mi sento al pari di tutti gli altri che fanno parte della Oh, ti bacerei in community. bocca, ti bacerei in bocca, Cristo. Sono etero, ma per questo ragazzo forse diventerei di fatto the fucked up gay, va bene? Perfetto, vai. Evito proprio di darti un bacio perché non mi va. Sono No, poi c'è etero, la quindi maschera, quindi ma dopo fa pure non viene caldo, manco quindi bene, mettiamoci pure il caldo di oggi e io mi Esatto. metto in un letto e può darsi che fornichiamo insieme, quindi potrebbe succedere Quello, tutto sì, adesso. potrebbe Poi oggi con questa succedere. birretta, inquadriamo una birra perché anche io dare. Ah, la birra me l'ha gentilmente offerta la cara Elisabetta. Io devo dire grazie a questa ragazza che oggi mi Capirai. ha regalato 1,99 euro. Io ti sono debito della cara Elisabetta, Poi vi grazie. faccio vedere che ho nella Ah, busta, ma dopo, subito posso? poi subito poi parliamo un attimo con il caro Allora, Marco.
ci troviamo in una zona di Roma stupenda, posso solo dire Roma Sud, e con le altre siamo andati in dei negozi che vendono anche cibo asiatico. Ecco, inquadra per cortesia, regista, i moci, in primo piano. Questi sono buonissimi. E per stasera, perché ho detto che mi farà di buono, e anche Leandro me l'ha consigliato. Beh, questi ogni tanto mia madre se li faceva e se li fa. Buonissimi. Ve li consiglio, sono veramente squisiti. Questi molto. Leggeri, non ingrassano, quindi per. Tu non hai problemi di linea perché sei molto magra come me. Sì, siamo tutti magri. Siamo tutti magrissimi, siamo gli stecchini. Pensa che Riccardo è più magro di me. Io supero il punto via di Riccardo, pensate questo. Cioè, io, Riccardo è magrissimo. Io posso toccarti, sono etero, ragazzi, guardate, io amo le donne, ma. Qui è tutta io sono più cicciotto di quanto io ce l'ho cicciotto. Non mi abbatto no. Tutti. Ma tu sei un gioiello, lui è un gioiello di. Ah, ma anche tu hai la birra, facciamola vedere. E anche la carità birra, ho perso la birra, anche la Daniele. Beh, la cosa è una buona birra. È della Repubblica Ceca, se non vado errato. Sì, normale. È cieca, una birra cieca. Tu non sei cieco, ma ci vedi bene, quindi ci sta. Senti, io un attimo. Fantastico. Allora, voglio un attimo fare un discorso con te di questo breve. Vai. Ma com'è possibile, caro Prince of Darkness, Marco, co-founder del gruppo Eternal Dark Model, vi invito a seguirvi, ragazzi. Seguiteci, ragazzi. Meravigliosi e fantastici, nonché straordinari. Perché la gente continua a etichettarvi o magari prendere voi come personaggi satanici, non capendo e non rendendosi conto di chi siete, di quello che fate? Voi siete un gruppo, non musica, tra l'altro non l'ho detto, voi non siete un gruppo musica, siete un gruppo di, chiamiamoli freelancer, di personaggi che amano vestire un certo modo, punto. Sì, non c'è una, chiamiamola, diversità moda, musica, esatto. Non c'è la musica, qui c'è un modo di rappresentarsi, Elisabetta, Riccebba, Riccardo, il caro Daniele, Marco, il founder, e Elisabetta anche, co-founder di questo magnifico gruppo, amano vestirsi così. Non è che loro cercano, oh, voglio farmi vedere, voglio io canto così di qua, no, non fanno musica, loro hanno un solo stile che rappresentano attraverso gli abiti. Io non c'ero niente di male, quindi riconsidero. Non facciamo oggi cose strane, i capretti. Prego, inquadra. Come ha detto Daniele, non facciamo nulla né con i capretti né ragazzi, con, neanche con le formiche. Non c'è nulla. Anche rituali. Se ci facciamo vedere tutti. Ma come no? Ma come vieni, no? Riccardo. Vieni, Riccardo. Cioè, perché la storia dei capretti, per carità, io pagavo tanto gli animali. Ragazzi, guardate, mo uno si va a vedere questo obiettivo, ah è nero, oddio è nero, e sti cazzi, ma anche se è nero, ragazzi, non significa che sia un gruppo satanico o satanista, che dir si voglia, sono un gruppo di persone che hanno un loro stile, una loro individualità, porco Giuda, va bene? Si può avere una propria individualità o bisogna essere tutti uguali? Io quando esco per strada, a me non è che tutti mi si mettono a guardare, perché io sono uno dei tanti. Io sono uscito con un signore pochi sei fa. Questa cosa che dici, no, quando esce Leandro lo fermano, no, tutti. No, quello è vero, qualcuno mi ferma. No, qualcuno mi ferma. Io pensa che Elisabetta è uscito pochi sei fa con un mio fan, siamo andati qui vicino, non dico di zona, mi ha offerto una cena, gentilissimo, veramente, una persona squisita. Lui era vestito elegantissimo, tutti a guardarlo, perché giustamente una persona come lui, io ogni 89, grazie di cuore, quando sei in live, lo guardavano, insomma, una persona stimata, elegantissima. Io vestito come tanti altri, insomma, mi sei non dico parolacce, mi si quagliava, mi si cagava, mi si guardava. Questo per dire la differenza. Quindi oggi voi, una domanda a tutti quanti. Prima mi risponde uno per ordine, una persona in ordine. Prima Elisabetta, poi Riccardo, poi Daniele e poi Marco. Elisabetta, uno sei venuto qui, no? Tu non hai uno stile appariscente, però hai avuto degli occhi, qualcuno, uomo, ragazzo, donna, uomo, ti ha guardato per come sei vestita? Sinceramente sì, mi guardavano perché oggi ho voluto vestirmi, di solito vesto anche di nero, ho voluto vestirmi di bianco perché era un piccolo contrasto, guardavano che avevo queste, diciamo questi bianco, particolari che non sono comuni, ma rappresentano la mia personalità briosa. Sì, no, e io voglio mettermi. Tu sei solare, io lo so. Sì. Appena quando ti ho visto la prima volta ho detto questa è una ragazza solare, dolce, meravigliosa, e poi sei simpatica, e poi anche molto carina. Grazie. Secondo me ti hanno visto anche perché sei carina, sei brutta, non farsi osservare, quindi questa è una cosa che ti dico. Ora tocca a Riccardo. Riccardo, io, venendo qui, Roma Sud, questa zona qua, hai avuto delle occhiatacce, qualcuno ti ha guardato? Ma in realtà più che occhiatacce, più che occhiatacce ricevo sguardi, diciamo, di curiosità, di altro, cioè, non passo inosservato e la gente mi osserva, però... Ti fanno dei commenti? Domanda a bruciapelo. Allora, stranamente, è molto ridere questa cosa, perché quando sono da solo nessuno mi dice niente, quando sono con gli altri c'è sempre qualcuno che ci... alle ore di presa per il culo. È calla, come ti dico.
però a volte ricevo anche complimenti, a volte mi fermano per fare le foto, anzi ci fermano anche, quindi... Un po' come succede a me, però per me per YouTube, perché sono abbastanza popolare. Voi per magari lo stile, per lo stile che rappresentate. Esatto, esatto. Io voglio che la risposta ora me la dia il caro Daniele alla mia sinistra, prego. Ah sì, come Riccardo mi ferma, cioè mi guarda un attimo su un po' di sito, eccetera, spesso con te la gente mi chiede, mi dice anche che c'è un bello stile. Ti chiedono foto, Daniele, oppure no? Ah sì, sempre quando siamo in gruppo truccati, normalmente perché in casa non è che dici ho truccato a noi, perché normalmente così, quindi truccato magari è un po' più particolare, cioè la gente ci chiede foto, anche quando stanno in gruppo, anzi spesso e volentieri la gente ignorante ci dice oh kiss. Bravo, posso dire una cosa di 20 secondi, ragazzi, io dico una cosa, posso dirla pubblicamente. Quelli che fanno commenti del tipo oh ma vedi questi, guarda quanto siete brutti, guarda come siete conciati, ma l'anima dei rimottacci vostri, di qua e di là, per i Pippa Ravanno, quelli per me sono dei poveri ignoranti. Il caro Daniele, ho ricordato ora, queste persone non hanno cultura, non hanno una loro capacità di discernere il personaggio e di discernere chi vesti in un determinato modo. Per loro, tu sei un povero deficiente, per dire, guarda questo, guarda. Non hanno la cultura di osservare la persona, perché loro prendono per buono quello che vedono, non vanno oltre. Quando noi vediamo un barbone per la strada, questa parte poi chiudiamo il video, noi non ci chiediamo qual è la vita di quel barbone, perché è diventato barbone. L'altra volta ero uscito di casa, ho visto un barbone buttato per terra, sono venuti i carabinieri, tutto, che è successo? Mi hanno raccontato che quella persona purtroppo stava così perché la moglie l'ha cacciato di casa. Poverino. E questo da 5 anni fa il barbone. E quindi si è rimesso a bere birre, a bere, non birra come me uno ogni tanto, a bere in maniera abusiva, abusare di sostanze alcoliche che fanno malissimo. E dall'alcolismo, perché purtroppo sta in un periodo di pressione, sta vivendo, perché quando ti caccio di casa, cara Elisabetta, la moglie, terribile, la compagna doveva vivere, ti metti una panchina di queste che tu hai visto oggi con me, sì, sì, ti metti, cioè, ti butti in un parco, c'è pure la poltrona, la poltrona, ti butti perché non ce la fai andare avanti. Sì. È quello che fa questo signore. Roberto. Ora, chiudiamo il video con il caro Marco, gli faccio l'ultima domanda e poi vi do. Devo dire una cosa prima che chiudi tutto. Devi. Prima però facciamo l'ultima cosa con il caro Daniele. Caro Marco. Vai. Marco, gli faccio quest'ultima domanda e poi passiamo la parola finale alla cara Elisabetta, che voglio che termini il video come Cristo comanda. E ti faccio questa domanda. Credenza. Sei un credente? Non sei un credente, sinceramente, vediamo cosa mi risponde. Poi inquadriamo questo bellissimo ciondolino che hai. Prego. Ma in realtà io credo in qualcosa che non sia qualcosa di specifico, tipo in una divinità o comunque... Però penso che ci sia qualcosa. Ok, dal punto di vista ontologico, quindi, dell'essere. Sì, esatto. Dopo la morte, dici, oppure... Anche dopo la morte, cose che comunque, non si può sapere, però mi piace, diciamo, fantasticare. Ora chiedo alla regista di inquadrare 2-3 secondi questo bellissimo ciondolo e poi passiamo a parlare alla gara di Corbetto e termino il video. Prego. Guardate, non è d'argento, immagino. No. È un sogno, è uno spettacolo. Grazie. Grazie. Prego. Ora voglio che Elisabetta venga qui vicino a me. Facciamo vedere Elisabetta il bellissimo cartellino. Eccoci qui. Ragazzi, ora Elisabetta vuole dirci qualcosa. Prego, Elisabetta. Allora, volevo dire due cose. La prima è che voglio ringraziare la regista Alessia. Ragazza che... molto brava e carina e simpatica. Che poi troverete su Instagram, che metterà tutti i commenti, che metteremo sì. Io e Leandro. E poi l'altra cosa che voglio, ci tengo tanto, per questo lo voglio dire ad ogni video, ma stavolta voglio spiegare il perché. Perché è importante fare delle piccole donazioni, ma anche molto molto piccole, a Leandro, che è un youtuber, e agli youtuber in generale. Allora, quello che fa Leandro è un regalo immenso. A me Leandro mi ha aiutato ad uscire, e non lo conoscevo ancora dal vivo, dalla depressione. Addirittura, non lo sapevo. No, veramente. Non avevo mai saputo. Oggi ho voluto dirtelo. Mi hai fatto questa rivelazione e ti ringrazio. Un momento che ero veramente molto giù, e vedere i suoi video, volutamente a volte irriverenti, brava, che sono volutamente... Sono un po' personaggio, bravo. E mi ha veramente... mi ha fatto trovare, sembra forse esagerato, ma è così, la luce alla fine del tunnel. Sì. Quindi anche delle donazioni piccoline permetteranno a Leandro... Io non chiedo mai, io certo, come già dicevo nelle mie piccoline. Live, io quando faccio live chiedo i soldi, chiedo sempre un euro, non di più, perché magari in un euro mi sento contento, felice, raggiante di qualcuno che mi ha detto grazie, perché magari mi hai migliorato la giornata che era un po' storta. Sì. Mi hai fatto sorridere con la tua riverenza, la tua simpatia, sì, di simpatia, certo, si può trattare. Certo. Mi hai fatto divertire col tuo di fatto. Cioè, è un modo per stare in compagnia.
E io penso che se qualcuno mi ringrazia con un euro, io sono l'uomo più felice del mondo, perché mi dice grazie Leandro per quello che fa. Che poi mi hai visto, cara Elisabetta, sono video simpatici, per quello che sai. Ma alcuni invece molto profondi. Seri, perché sono video seri, profondi. E non tutti hanno questa dote per i video. Io perché lo faccio? Per aiutare gli altri, per sponsorizzare gli altri, per migliorarli. Io se faccio dei video stupidi, o anche un po' idioti, lo faccio perché voglio che la gente si migliori. E me quando mi ha fermato un mese fa un ragazzo mi ha detto: mio padre sta morendo, grazie ai tuoi video sto un pochino meglio. Mio padre sta morendo, sta qui, a Santo Ruggero di Roma. Santo Dio. E io ho detto grazie di cuore, anzi mi ha fatto contento perché so che i miei video ti hanno fatto stare bene. Deve morire il padre perché purtroppo è morto il mio padre, mi ha detto in quei momenti, grazie alla tua simpatia mi ha fatto stare bene e mi ha intrattenuto. Senza te magari io stavo a pezzi, invece mio padre sta morendo, però ci penso a lui perché sta in fin di vita, ormai sarà morto immagino, pace all'animo suo, ovunque gli si trovi, però grazie a me magari ha avuto la possibilità di vivere quel momento, quell'attimo, quella felicità e quell'intrattenimento che offro nei miei video che magari non trova altrove, tutto qua. Questo è quello che faccio, punto e capo. Se vuoi chiudere il video in qualche modo e poi faccio vedere il biglietto meglio, prego. Sì, e io ringrazio Leandro che ci ha permesso di vivere questa giornata. Grazie a te per questo bellissimo, ragazzi, i regali di Stefania, di Elisabetta. Ciao Stefania! Stefania, carissima, ogni sera viene e la ringrazio, vieni. Grazie di cuore di tutto. Questo regalo me l'ha fatto oggi lei e la ringrazio di cuore, perché è un regalo che a me sa che piace le birre, sono un fan di... Tengo bene l'alcol perché non mi ubriaco mai, sono una persona rigida, non sono un alcolizzato, dirò sempre. Però è un bel regalo che mi ha fatto. Poi volevo... Ora facciamo vedere... Lui è il fondatore di Eterna Dark Model, io sono la co-fondatrice. I ragazzi, vabbè, lui è proprio la pietra miliare. Un altro admin, sì. Pietra militare. Militare. Poi fatti c'è Daniele che è senza Daniele noi saremo proprio, non vi dico dove. Nascosto lì c'è Edoardo che non si vuole far vedere. Sono da dietro almeno. No. Ok, la prossima volta verrà. Aspetta, dico una cosa. Edoardo, se vuoi farti vedere, oggi mi ero conosciuto di Edoardo che ti conosco. Almeno fuori campo, la voce fuori campo. La voce fuori campo si sente. Ok. Si sente. Ah, dico una cosa, oggi mi ero conosciuto quando stavo aspettando i ragazzi, testimoni di Daniele, dove sei? Daniele. Chi mi ha riconosciuto? Poi chiudiamo il video. Brevissimo. Mi ha riconosciuto un ragazzo. Era un ragazzo che mi ha detto conoscevo, dicevo becca te anche su Omegle, ti ricordi? Sì, perché prima stavo Omegle. Questa è la mia ragazza, una ragazza molto carina e mi ha detto grazie per i tuoi video, sempre simpatico, ti ho detto, ti sei registrato? Mi fa, sì, non ti preoccupare, sono registrato da anni, quindi. Ecco, l'ennesimo esempio del fatto che mi piace stare in compagnia, amo la io vivo di compagnia. Io sono un animale di compagnia, ragazzi, l'ho sempre detto. Quando mi fanno per la strada io parlo anche mezz'ora. Una volta ho parlato un'ora con un ragazzo, un'altra volta con un signore dei 50 anni, cioè. Io quando mi fermano non sto contento perché per me il contatto umano è tutto, è la vita. Ringrazio Elisabetta, facciamoci vedere, eccola. Stefania, la vedi un bacio o no? A te speciale. No? Eccola qui, sta qui con me oggi Elisabetta, guarda è meravigliosa, io te l'ho detto, è una ragazza straordinaria, dolce, unica, fantastica, carina, allegra, buona, è una persona veramente amore. Io ti auguro tanta vita. Grazie Leandro, grazie di cuore. Grazie a te. Prego, facciamo vedere il caro Riccardo, eccolo qui. Riccardino, eccoci qui, guarda qui. Questo è un altro ragazzo d'oro, umile, in gamba, una persona veramente gentile e affascinante, eccolo qui. Il Batman dal mantello. Prego, fatti vedere caro fantasma, eccolo qui, il mio caro Marco, eccolo qui. L'ultimo saluto, fai un saluto a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Eternal Dark Model. Seguiteci su Eternal Dark Model. Mi conoscete? Quindi sono Belcoin. Eternal Dark Model, ragazzi. Guardate, fate aspettare. E l'ultimo, il migliore, eccolo, numero uno, il caro Daniele, oggi tanto vestito e anche con questo trucco negli occhi che ti dona molto, caro Daniele. Dopo Daniele si va a fare un giro a Ciampino, c'è un concerto. Sì, c'è il concerto, c'è la Punk Rock Night a Ciampino. Il ragazzo segue il Punk Rock Night, ti diverti stasera, sì. Mangerà un pezzo di pizza, mi ha detto. Fai bisboccia, prendi una birretta, caro Daniele. Che birretta, ci capisce il ragazzo, ci capisce, Lo sai che la cosa è una, è tra le tante, ecco, una dei miei preferiti, quindi no. Ragazzi, veramente, grazie di cuore, seguite tutti gli Eternal Dark Model, facciamo un bel primo piano, io vi invito a seguirli, ragazzi simpatici, umili, divertenti e anche frissanti, veramente, ragazzi, come si dice, di un certo calibro. Grazie a tutti, grazie. Un bacione Elisabetta, ciao, Marco, ciao. Riccardo, ciao. Daniele, buona serata, ciao a tutti e ciao. Buona giornata. Grazie ciao. Alessia.